che forse è un pregio, però con tutti i pregi poi un fatto di eccesso diventa un difetto. E io sto già pensando a un difetto, perché non riesco a godermi nulla e sto pensando come faremo a giocare con una squadra che da 15 giorni ci sta guardando noi e per andare già studiando con tutti i minimi dettagli. Noi siamo più disintegrati dopo il nuovo battaglio, però in qualche modo faremo, domani sera ci troviamo, però estrapolandomi un attimo cerco di fare uno sforzo di non pensarci e dico che se me l'avessero detto a luglio quando facevo la presentazione a luglio mi arrivo qua è un grandissimo traguardo, però diciamo che come abbiamo già detto prima e continuiamo a dirlo perché se così siamo in grado di parlare adesso non abbiamo più tutto il campo, però abbiamo fatto una gara, quindi speriamo di avere un po' di energia ancora fuori, e questa sera è stata una partita veramente una specie di massacro forte qua sia per noi che per loro, con i giocatori esausti, sfiniti, e quindi bisognerà ripeto contro una squadra che non è colpa sua, se arrivo di avuto il Covid non sapremo un colpo di piacere, però non so nemmeno più quanto tempo avrò un gioco. Però bene bene bene, oggi era sui nervi e parte qualche passaggio a volte, ma gli erbi hanno letto. Abbiamo fatto in difesa, le cose bisogna ripristinare, giusto in tanto la parte di tutto il basso, il resto è meglio che un attacco non brillante certamente, ma non si può essere brillanti in questa parte della stagione dopo 9 partite, non sono contento perché non sono dobbiamo poche ore a questo momento, poi anche il mio vice che mi vuole bene mi ha già appena ragionato la mia lettera di questo risultato. Stanotte cominciamo a lavorare, però poche ore ce la facciamo. Grazie.